Ciao, bella ragazzi, qui pazzi e benvenuti oggi in questo mio nuovo video. Sono in questo video perché volevo dare una mia opinione dopo tanto tempo che comunque non caricavo un video. Perché, signori, ho avuto e ho qualche problema personale, ma proprio mio, abbastanza importante e diciamo che in questa settimana non mi andava molto di far video. Ho visto cosa stava succedendo da esterno a un po' l'ambiente YouTube. Sono usciti un po' di casini, sinceramente. Siamo passati dal fatto di Ciccio Gamer a litigi, va, e poi è nato il messia che è sceso dal cielo. YouTube fa cagare. Ma aspetta, fa cagare YouTube o intendo lo YouTuber? Non lo so, cioè, a me questo tizio non so come dirlo, boh, a me sembra semplicemente un genio. Non sto da nessuna parte, ovviamente. So che ho visto che il canale Scherzi di Coppia, che ha oltre 400.000 iscritti, dice che ha ricevuto delle critiche per colpa del video che ha pubblicato lui. E ha chiuso il canale. Adesso non so quanto sinceramente si possa chiudere un canale per delle critiche. Io e come tutti gli altri, se sai che inizi a mettere la tua faccia davanti su uno schermo, c'è ovviamente chi ti sta sul cazzo e quindi ti inizia a criticare e anche magari ad insultare a caso. Non sto dicendo che è giusto, ma purtroppo questo è anche l'ambiente di YouTube. Mi sembra una cacata sinceramente allucinante il fatto di abbandonare YouTube per qualche insulto, perché ho ricevuto personalmente, ma anche tutti, tanti insulti eppure sono qua, perché se effettivamente una cosa ti piace non è che dici ho ricevuto un insulto, ho detto che sono obeso e quindi vado dalla mamma e piango e lascio YouTube e lascio tutti i 2000 euro che guadagno al mese. Bah, qualche dubbio ce l'ho. Sa di fatto che anche ieri è uscito il problema. Tyler Strikes ha fatto vedere nel video che parlava con quello lì che fa le canzoni, poi è uscito Dally Mer, non ho capito un cazzo, penso sia una grande trollata. Oppure semplicemente ha fatto una cacata ed essendo conosciuto come il più grande troller su YouTube Italia, magari anche grazie a questo nome se ne è uscito bene. Non lo so, non ne ho idea, ma volevo dare una mia opinione su questo YouTuber, non lo so, YouTube fa cacà, cioè stavo pensando, ma quando riceve la targhetta da YouTube dei 100.000 iscritti? YouTube se ne rende conto che si chiama YouTube fa cagare, però comunque, tralasciando quello, devo dire che molti dei suoi pensieri sono quelli che penso anch'io e che pensano gran parte delle persone, perché sinceramente personalmente mi sono un po' stufato di vedere comunque una miriade di gente, una miriade di persone che crescono per video che sono più fake della panza di non so chi, per cose che sono veramente fake, per cose che ti puoi organizzare con un tuo amico e ci metti 10 secondi, sono video che hanno milioni di visualizzazioni e non sto rosicando ragazzi, ma semplicemente vi sto dicendo di aprire un attimino gli occhi perché ci sono video, oddio, epico! Scherzo a mia madre, è andato male, gli ho ucciso il gatto, poi hanno ucciso un peluche. 7 milioni di visualizzazioni, si sa come. Oddio, epico, mi è uscito 7 tette nello stesso momento, che hanno tipo 8 milioni di visualizzazioni e fanno iscritti in un modo pazzesco. Veramente io queste cose non riesco a proprio farle venire in mente. E lui, diciamo che ha aperto un po' la mente, perché essendo un canale nuovo, iniziando subito così, ricevi diciamo, delle critiche che sono diverse rispetto a magari uno che ha già una base solida e che fa un video di questo genere. Sicuramente sotto questo video ci sarà: "Ehi, Palaz, ma i Scherzi di Coppia sono la coppia più bella del mondo, ma Tyler Stikes è il mio idolo." Io non sto dicendo assolutamente niente, sto dicendo che YouTube fa cagare, la persona, lo YouTuber. Per me è solo un colpo di genio, tant'è che tipo boh, in un mese ha fatto 170.000 iscritti, cioè boh, cioè io in un mese ne ho fatti 1.000, lui 170.000, cosa che nemmeno fa VJ fa, però ovviamente complimenti perché è quella persona che secondo me
anche se effettivamente magari potrebbe essere un personaggio realizzato ad hoc, è quella persona che credo effettivamente dica le cose che pensa in un modo calmo, senza andare a criticare, eccetera. Anche se magari può andare nel torto, eccetera, resta sempre calmo nella sua posizione, eccetera, eccetera. Mi sembra una, tra virgolette, una brava persona. Non credo Scherzi di Coppia possano chiudere il canale, non credo, per un semplice video che ha fatto lui dopo anni che stai su YouTube, per un video critica. Niente, volevo dare la mia opinione così a caso. Noi signori ci vediamo domani con un altro video. Intanto qui sotto in descrizione trovate il link di Strawpoll, che è un sito che permette sostanzialmente di fare dei sondaggi per la carriera in FIFA 17. La trovate appunto qui in descrizione, mi raccomando, andate a votare e scegliere la squadra con la quale fare. Ma che belli orecchini. Comunque niente ragazzi, vorrei sapere gentilmente, proprio siete aperti, non mi interessa, sarà un nuovo Palace quest'anno, siete aperti, ditemi qui sotto, voglio vedere proprio 300 commenti, ogni persona che visualizza questo video, voglio sapere una vostra opinione libera, pulita, non tirate giù madonne, insulti, così, voglio sapere cosa ne pensate di quello che si sta creando intorno a questo circolo, così, tanto per sapere. Saluto la vostra pazza, intanto lasciate anche un bel like, bella. Chi non lascia like, mi raccomando, vi faccio inchiappettare da platinette, bella. Oppure, cosa peggio, faccio un video dove faccio finta che me ne fanno uscire in 15, e questo forse è ancora peggio. Ciao.